Dopo lo straordinario abbraccio alla carovana rosa per la sesta tappa tutta calabrese da Reggio Calabria a Termoligiane, che ha visto trionfare lo svizzero Sylvain Dillier, il Giro d'Italia lascia definitivamente la Calabria con la partenza della settima tappa della 100ª edizione da Castrovillari. Start alle 12, un percorso lungo 224 km che sta conducendo il gruppo al traguardo fissato ad Alberobello. Dunque Calabria è ancora protagonista, un'altra tappa, la settima appunto, che nella prima parte del tragitto ha attraversato tutta la provincia di Cosenza, passando da Frascineto, Roseto Capospulico e infine Rocca Imperiale, prima di entrare in Basilicata e poi in volata verso la Puglia fino al traguardo di Alberobello. Un percorso pianeggiante per i primi 140 km, brevi tratti impegnativi articolati in corrispondenza degli attraversamenti stradali, il finale con cambi di direzione e leggera salita con la linea d'arrivo sul rettilineo. Nonostante il finale insidioso, ci si aspetta l'arrivo in volata. Il favorito numero uno sarà quindi il colombiano Fernando Gaviria, alla ricerca del terzo successo in questa edizione, mentre l'Italia aspetta ancora il primo successo della corsa rosa. Dopo due giorni intensi, dunque, il Giro d'Italia e la Calabria si salutano. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24.